Siamo alla stazione di Varese Stato, alle mie spalle ci sono i binari 1 e 2 della ferrovia e vedete ancora alle mie spalle gli edifici retrostanti che oggi sono un po' più visibili perché sono stati liberati dalla vegetazione infestante che praticamente occupava tutta l'area e sono i primi edifici che verranno demoliti con il progetto stazione. Possiamo andare a vederli. Ecco, in quest'area sorgono questi edifici che sono edifici assolutamente dismessi, fatiscenti da anni. Quando siamo entrati qualche settimana fa abbiamo trovato veramente rifiuti di ogni tipo e degrado di ogni tipo. È importante questo intervento che stiamo eseguendo in questi giorni proprio perché lascia spazio al decoro, all'ordine e alla pulizia. Questi edifici verranno demoliti e finalmente troverà spazio un polmone verde perché appunto non verranno ricostruiti assolutamente, ma verrà lasciata un'area verde a servizio della città e che renderà anche l'arrivo in città molto più bello e gradevole perché appunto chi arriverà a Varese si troverà una nuova area verde ad accoglierli. L'altro tema fondamentale che è uno dei temi del progetto stazioni è quello appunto che i volumi lasciano spazio all'area verdi, le aree impermeabili che sono fondamentali per tutte le città. Qui ci sono oltre 1000 metri cubi di cemento che vengono demoliti e cancellati per lasciare spazio ad aree verdi impermeabili, importanti per anche l'equilibrio idrogeologico della nostra città. Ecco, ci avviciniamo e vediamo le ruspe. Le ruspe sono pronte, fra pochi minuti cominceranno a demolire il fabbricato rosso che vedete alle spalle della ruspa e poi procederanno e proseguiranno con gli altri quattro fabbricati che sono fabbricati edificati in varie epoche e che ormai purtroppo non fornivano più nessun tipo di servizio alla città e ai viaggiatori perché per lo più erano edifici abbandonati e spesso purtroppo abitati da senza tetto in maniera anche talvolta pericolosa per loro. Proseguiamo sul binario numero 2 dove appunto ogni giorno arrivano migliaia e migliaia lavoratori, di studenti. Abbiamo calcolato che dalle 7 alle 9 del mattino arrivano da questo punto circa 3000 persone, quindi un numero immenso di viaggiatori, di lavoratori che purtroppo ha conosciuto la città di Varese attraverso questo angolo. Purtroppo una cartolina non proprio edificante, un benvenuto non proprio edificante che noi cancelleremo in questi minuti per ricostruire invece una storia diversa per il futuro della nostra città, una storia più attrattiva fatta di appunto aree verdi, aree ecosostenibili, più decoro e più ordine per appunto dare un benvenuto a tutti coloro che arrivano nella nostra città.